Gli faccio: sali senza giacca, se no poi ti metti le mani in tasca ed è brutto. Io prima avevo la camicia, poi mi sono messo la maglietta, quindi non ho più il diritto di dire nulla sul codice di vestiario di Ariano Guidetti. Corta è quello più estremo della cortissima, sono due turni molto adatti a chi, come il babbo, preferisce alzarsi presto, lavorare e staccare presto. Dice che così ha la giornata libera, anche se poi alle 10 di sera si addormenta. L'azienda, chiamata così senza mai davvero nominarla, è uno di quei posti dove lavorare è quasi un piacere, sicuramente quasi un titolo, per gente che sicuramente di titoli non ne ha. Durante tutti gli anni 70, noi dipendenti dei trasporti pubblici bolognesi vestivamo con uno stile invidiabile. Camicia azzurra, pantaloni a nappa, mocassini e libertà di barba, baffi e capelli, era tipo George Harrison e Gianni Rivera. Di storie sulla guida potrei raccontare per ore. Per 30 anni ho portato a spasso un'unità più varia, col solo obiettivo di essere puntuale. Perché se sei puntuale, finisci il turno in orario. L'azienda era una roba fresca, giovane. Gli autisti avevano fatto un bel ricambio e non c'erano più quelli del tramvai, malgrado le rotaie di via Rizzoli ti facciano ricordare di un'urbanistica di tempi andati. La linea 30 tagliava Bologna in direzione nord-sud, da San Michele in Bosco alla Bolognina. Portavi dentro gente degli uffici e gli operai della Casaralta, alla Casaralta. E non è un caso che il quartiere si chiamasse Boca, con il puntino fra Bo e Ca. Lo leggi come Boca Junior, ma in realtà significa Bolognina Casaralta. Un giorno in via Marconi il babbo fa fermata, dalla porta anteriore si affaccia uno tutto di corsa e chiede: questo va in stazione? Scopri poi di aver imbarcato un giornalista dall'odiatissimo Resto del Carlino. Il babbo è sempre stato uno di molte parole e buoni sentimenti, ma con una freddezza, tipo adesso, che in molti punti della mia vita ho scambiato per me di freghismo. Anche quel giorno avevo il solito obiettivo di staccare il tour in orario, andare a prendere Andrea all'asilo e tornare a casa da mia moglie. Il 2 agosto 1980, la linea 30, come al solito, scendeva da via Marconi verso Piazza dei Martiri, dritto via Mendola, poi a destra, davanti alla stazione dei treni. Sembra distantissimo, ma se la fai a piedi in 5 minuti sei arrivato. Il tipo di corsa dice: è scoppiata una bomba. La prima Conte, 85 il definitivo, centinaia i feriti. Eppure la linea 30 alle 10:30 passò per viale Pietro Mellara non sospettando nulla del genere. La stazione non era più una stazione, era una cosa, una roba senza senso forma, polvere macerie, gente ferita e grida, l'ambulanza per prime, la polizia. Una bomba in stazione il 2 di agosto, chi ci avrebbe mai pensato? Chi è stato?
la P2, Mambre Fioravanti, sicuramente lo Stato lo sa, non lo sanno gli autisti degli autobus, fra cui il babbo, non lo sanno gli autisti dei taxi, i dipendenti della ferrovia, i lavoratori della Cigar, chi passava per caso, chi andava via, tornava, chi se ne stava nella sala d'aspetto della seconda classe, non lo so io, nato nel 1985, non lo sapete voi, non lo sanno i vigili del fuoco, i medici, e non lo sa ancora nemmeno l'autobus 37 con la G dei Melloni che per 16 ore prestò servizio come soccorritore. La linea 30 oggi passa ancora dalla stazione dei treni di Bologna, fa ancora quel percorso. In verità, chiunque passi dalla stazione fa ancora quel percorso. Eriano Guidetti, autista dei trasporti pubblici bolognesi dal 1972 al 1999, testimone. Grazie e buona serata.